Benvenuti, anzi, bentornati in Fuori Tempo. Per la terza stagione consecutiva ritorniamo a farvi compagnia, a cominciare da questo tempo liturgicamente forte fino alla Pasqua. Quest'anno Fuori Tempo sarà particolare, avrà in ogni puntata un tema diverso, quindi ciclicamente si riproporrà il tema della vita, dell'amore, della salute e della morte, temi anche abbastanza sconosciuti per qualcuno di noi. Vogliamo riproporvi anche degli incontri che abbiamo fatto fuori stagione e anche fuori porta, quindi avremo modo di scoprire tantissimi amici che si sono trovati anche qui nei dintorni e noi abbiamo approfittato di questa occasione. Per Fuori Tempo Vita avremo il caffè di Paolo Pugni, avremo la presenza di Costanza Miriano che è stata qui a San Giovanni Rotondo per parlare di Amoris Laetitia, avremo un esperto che ci parlerà di comunicazione non verbale e poi avremo modo anche di sorridere, non soltanto di riflettere. Però cominciamo subito con il nostro caffè, quello di Paolo Pugni. Buongiorno e buon caffè. Sono stato di recente in Duomo per l'ultima domenica dell'anno della misericordia per finalmente usufruire della possibilità dell'applicazione del giubileo e contemplando il Duomo in Milano mi è venuto proprio nel cuore un forte senso di commozione nel vedere questi luoghi che hanno segnato tanto della mia vita così belli, così brillanti, così caldi da farti dire Milano, una città che amo tantissimo, la miglior città del mondo. Ma è evidente che è una frase che può dire chiunque. Chiunque può dirlo della propria città. E adesso vi spiego perché, almeno perché io ritengo ci sia questa motivazione. Perché la nostra città è molto più che un luogo. Intendo dire molto più che un luogo geografico. È un luogo dell'anima, un luogo dello spirito. È un luogo dei nostri ricordi, delle nostre emozioni. Noi abbiamo cinque dimensioni, cinque sensi con i quali cogliamo i luoghi che ci stanno intorno. Oltre all'altezza, alla lunghezza e alla profondità c'è il tempo e poi ci sono le emozioni. Ci sono dei luoghi che venendoti incontro ti ricordano la tua vita, ti ricordano le emozioni che hai provato in quel momento, in quel luogo, perché ci sei passato, cosa stavi facendo, con chi eri. E questo non può che rimanere fortemente impresso dentro di te. Al punto che quando visiti altre città le raffronti sempre perché cerchi di cogliere similitudini, simili esperienze, simili sentimenti. Il mondo vive con il nostro respiro. E allora per forza che ogni città è bella, che ogni città è bella per chi l'ha vissuta, oppure che finiamo per odiare alcune città che ci rimandano, ci rigettano addosso dei sensi negativi, delle esperienze e delle emozioni negative. Io la mia città la amo anche per la mia storia, per quello che mi ha regalato. Buongiorno e buon caffè. Paolo Pugni tornerà anche la prossima settimana con il suo caffè. Accanto a me vedete una sedia vuota. Da piccoli ci dicevano che bisogna sempre tenerla una di riserva perché un ospite potrebbe arrivare all'improvviso. In questo momento è vuota, sì, ma nelle prossime nostre puntate ci sarà sicuramente qualcuno a farci compagnia proprio qui nei nostri studi. Adesso vogliamo proporvi un incontro che si è svolto qui a San Giovanni Rotondo in compagnia di Costanza Miriano. Giornalista, mamma, moglie, blogger, scrittrice, cristiana, sportiva, cristiana prima di tutto. Allora facciamo una scala, al primo posto. Beh sì, il primo posto spero che cioè quello di essere cristiana. Quello insomma sarebbe il desiderio, anche se è difficile. Diciamo che poi non è separato, anzi è proprio nella via del quotidiano come moglie, come mamma. E come persona che lavora e anche un po' che cerca di comunicare la fede, cerco di vivere da cristiana. Non è facile, si cade tante volte, ma insomma ci si prova. Poi tu hai deciso anche di metterlo nero su bianco, di mettere la tua, il tuo credo, la tua fede e stranamente insomma una mamma con quattro figli riesce a coniugare tutte queste cose. Riesci a trovare il tempo? Molte volte ti viene chiesto come fai, sei una super mamma, sei dotata di poteri particolari, cos'è che poi ti dà questa forza? Ma l'unico potere particolare, a parte che mi drogo con pocket coffee e coca light. Riprendo qualcosa che anche sul tuo blog, abbiamo forse lo stesso spacciatore. Sì, esatto. Anch'io ce l'ho.
Esatto, mi drogo sì anche con la messa quotidiana e ecco, un po' di preghiera più che posso e assumo appunto sostanze proibite come pocket coffee e cose varie e poi diciamo che forse il fatto di aver fatto tanto sport mi ha dato un po' di resistenza, quindi scrivo solo di notte. Mi sono messa questa regola che il tempo, diciamo, appena finisco di lavorare, nel primo pomeriggio fino a che i figli non dormono, cerco di non prenderlo mai per queste attività, tranne quando sono fuori. E che cose che cerco di concordare con mio marito. Per il resto, quindi tutto quello che faccio di extra lo faccio di notte, spesso rispondo alle mail, ai messaggi, magari ricevuti la mattina, rispondo alle 2 di notte, grazie, ciao, la gente chissà quando lo riceve. Però sì, penso che in realtà... Ecco, una cosa che ho scoperto è che quando comincio mettendo al primo posto la preghiera, miracolosamente tutto va a posto. Come dice il Salmo, il Signore ne darà i suoi amici nel sonno. Cioè il tempo si moltiplica, si riescono a fare più cose. Per esempio io devo vigilare molto sulle distrazioni, su Facebook, sui messaggi, sugli stimoli esterni. E quando metto il cuore nella preghiera, riesco a gestire, a mettere tutte le priorità e a non distrarmi, quindi poi vabbè faccio tutto male, questo è ovvio, quindi ho sempre figli impataccati. Ma non è vero, no, non, sì? È vero. Non è vero, questo lo possiamo dire noi che ti seguiamo. Altri passaggi di questo bellissimo incontro li ascolteremo nelle nostre prossime puntate. Adesso è arrivato il nostro direttore Stefano Campanella. Ci siamo lasciati l'anno scorso dicendo se Dio vuole ci ritroveremo in fuoritempo. Ha voluto. E per noi è una gioia, un piacere come sempre averti qui. Anche per me. Puntata dedicata alla vita, tanti sono i tuoi impegni e questo fa parte della vita. Diciamo essere, che oltre che papà anche insomma un gran lavoratore. Ecco, adesso faccio il mea culpa perché in effetti gli impegni mi impediscono di fare come vorrei il papà. Mi sforzo di farlo, alle volte riesco anche a essere presente quando hanno bisogno, anche per fare i compiti, la cosa più banale. Mm-hmm. Però perlomeno cerco di essere presente nei momenti un po' più significativi, quando ci sono situazioni anche di carattere sanitario che hanno bisogno di un conforto, almeno finché non si ristabilisce la situazione di salute. Però vorrei essere più presente, non lo sono, quindi figlie mie, perdonatemi. Però diciamo che stai anche un po' tranquillo perché c'è la mamma che le segue, le bimbe. Sì, e difatti, ecco, visto che mi rivolgo, grazie perché talvolta fai il papà e la mamma, però mi rendo conto che i figli hanno bisogno del papà e della mamma, non solo dal punto di vista, e questo faccio un discorso un po' più ampio, dello sviluppo psicologico, perché i bambini hanno bisogno di queste due figure, hanno bisogno di distinguerle, di capire le specificità dell'una e dell'altra, ma hanno bisogno anche di queste due figure che sono fondamentali non solo per il loro sviluppo psicologico, ma anche perché ciascuna ha il suo ruolo nella educazione del bambino. Cioè la mamma è naturalmente quella che comprende di più, dialoga di più, anche perché comunque la mamma quei bambini o quegli ex bambini li ha portati per 9 mesi nel suo corpo. Il papà invece, che non ha questo legame forte, è facilitato nel fare il ruolo del cattivo, o meglio, nell'incarnare il ruolo del tutore dei valori. E talvolta, per preservare i valori, bisogna essere rigidi, bisogna essere apparentemente impietosi. Che è difficile. Sebbene chi svolge questo ruolo poi internamente soffre, perché mai vorrebbe far soffrire, preferirebbe soffrire lui anziché far soffrire i propri figli, però talvolta per il bene dei suoi figli è costretto a fare così. E ho spiegato alle mie figlie, anche per cercare di essere un po' meno frainteso nel ruolo di papà, ciò che mi raccontava mio padre quando tentava di giustificare a sua volta, prima che lo facessi io, il ruolo del padre tutore dei valori, il suo ruolo. Mi raccontava che un ragazzo vissuto senza padre era stato allevato dalla madre, che
nei tempi pre-ottocenteschi, era stata molto, diciamo, accondiscendente con i desideri del figlio, che poi aveva preso delle cattive strade. Era finito fra i briganti e alla fine si è ritrovato, dopo una serie di vicissitudini, sul patibolo, pronto per essere giustiziato. Gli chiedono di esprimere l'ultimo desiderio, lui: voglio dare un bacio a mia madre. Sale la madre lì sopra, anziché dare il bacio, gli stacca un pezzo di guancia con un morso, dicendo: se tu mi avessi dato un'educazione più rigida, io non starei qui per morire. Aia, insomma, fa riflettere. Fa riflettere. E ci starebbe bene anche in Fuori Tempo Amore la tua incursione con questo racconto. E ci tornerò. Va bene, va bene. Intanto grazie. Grazie a voi a te. Comunque spazio. Ricorda, almeno così si dice, chi è il genitore più assente durante la giornata deve essere quello più buono, una volta a casa. E anche quello io cerco di non assecondare questo modo di fare, perché se poi la mamma è buona, il papà è buono perché deve farsi perdonare le assenze, alla fine non va bene. Troppa bontà educa poco. Giustissimo, grazie direttore, grazie, alla a prossima voi. Puntata. Fa parte della vita la comunicazione, le relazioni che abbiamo con gli altri, e tante volte in questi giorni, soprattutto in questi tempi, le comunicazioni sono cambiate, ci sono quelle virtuali, quelle vis-à-vis, e ci sono anche quelle non verbali. Noi abbiamo contattato un esperto che se ne occupa e che ci svelerà anche alcuni segreti di questo tipo di comunicazione. Abbiamo incontrato fuori stagione Fabio Pandiscia, lo guardiamo insieme. Fabio Pandiscia, autore di diversi libri sul linguaggio del corpo, miglioramento personale, PNL. Esatto. Chi sei? Chi è Fabio? Laureato in psicologia, che ha scritto una decina di libri, la maggior parte insieme al mio collega Antonio Meridda, sul linguaggio del corpo, sulla PNL. Mi PNL. Occupo anche ovviamente di seminari e eventi sulla PNL, sul linguaggio del corpo. Per chi non lo sapesse, PNL cosa vuol dire? Programmazione neurolinguistica. Perfetto, io ti parlo, tu mi guardi, capisci molto oltre, molto altro soprattutto, sì, della persona che hai di fronte. Vogliamo, se ci focalizziamo sulla persona, riusciamo a cogliere dai suoi gesti, dalle sue micro espressioni, la vera emozione che la persona sta vivendo, anche se in realtà la persona dice che sta provando tutt'altro. Una microespressione è un'espressione del volto che varia tra un quinto e un 35esimo di secondo. Con un po' di training, con un po' di allenamento, si riesce subito a capire in questa frazione di secondo quale emozione in realtà sta vivendo la persona, il nostro interlocutore. Quella frazione di secondo prima che la stessa persona ne diventa cosciente, perché in questa frazione di secondo l'amigdala, che è all'interno del nostro cervello primordiale, ci dà un segnale. Noi in quella frazione di secondo ancora non siamo coscienti, quindi emaniamo questa microespressione che poi solo successivamente, se è il caso, verrà corretta dal nostro cervello. C'è anche ci sono anche delle posizioni particolari per quanto... con significati gambe, diversi, sì, per quanto riguarda le gambe. Piedi, io per esempio, guardami Fabio, sono seduta così da quando ci siamo incontrati. Che vuol dire? Potrebbe essere, perché dobbiamo vedere poi il contesto, vari riverberi gestuali, però è un gesto di apertura nei confronti dell'interlocutore. Quindi, non il contrario? No, il contrario sarebbe dall'altra parte, perché vuol dire che io in questa maniera sto mettendo ecco. Una barriera, cioè se sto dicendo una frase del tipo guarda, ti vorrei confidare questa cosa, e te improvvisamente ti metti in questa maniera e dici dimmi tutto. In realtà il dimmi tutto, il verbale va benissimo, ma il non verbale non è congruente con le parole dette, perché significa che stiamo mettendo una barriera tra noi e il nostro interlocutore. Invece sarebbe molto interessante dire dimmi tutto in quest'altra maniera, con un altro semiglio in avanti, e questa qui che è un'apertura nei confronti del nostro interlocutore. La stessa cosa parlando di gambe, possiamo notarla se c'è l'alzata della punta mentre una persona sta parlando e la guardo, sì, con interesse, con prossemica in avanti, ma anche con la punta del piede alzata. È un segnale di interesse, perché c'è quasi come rimanere paralizzati dalle parole del nostro interlocutore, è un segnale di interesse molto forte.
In Fuori Tempo Vita vogliamo anche ricordare che l'incontro della nostra vita è quello con Gesù Cristo, tramite la preghiera e la condivisione. Così è scritto anche sul social che stiamo per conoscere. Unisciti a Dio soprattutto e condividi le tue esperienze nell'agorà di Pane Fresco. Lo abbiamo già conosciuto, ma lo ritroviamo con piacere, un amico di Padre Pio TV, Emanuele Renzi. Benvenuto. Benvenuto, grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie a te Emanuele per essere con noi e lo sarai anche in tutti i nostri incontri dedicati alla vita in fuori tempo. Io ho estratto questa frase, l'incontro della nostra vita è quello con Gesù Cristo, l'ho estratto dal sito Pane Fresco di cui tu sei insomma promotore oltre che ideatore. Sì, è una delle frasi un attimino che nel discernimento l'abbiamo sentita un po' più vicina, insomma. Abbiamo trovato sia frasi proprio direttamente del Vangelo, come tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, quindi non Vangelo tra gli Atti degli Apostoli, oppure ecco frasi sia dal Catechismo della Chiesa Cattolica o riferimenti a uno dei nostri santi principali che in qualche modo ci guidano, che è San Giovanni Bosco. Cerchiamo un attimino di... nel nostro piccolo di offrire strumenti tecnici legati al web per aiutare gli operatori pastorali a far rete in tutta Italia. Questo è l'obiettivo, a far rete, a camminare insieme. Allora l'invito lo ricordiamo, quello di iscriversi, insomma tutte le parrocchie possono farlo attraverso il loro parroco, attraverso i catechisti, gli educatori, perché qui insomma si crea questa rete come tu stesso dicevi e si mette in comunione tutto il lavoro, tutte le idee che vengono fuori. Sempre è nato da poco, diciamo che è giovanissimo Pane Fresco, però è già tanto ricco di sezioni, di argomenti, di temi, sempre molto attuali. Tu oggi su che cosa vorresti puntare l'attenzione? Perché poi apriremo la finestra anche la prossima volta. Sì, questo cammino, ecco, che sarei contento di condividere con voi, inizia oggi proprio con l'idea di unirsi in questo percorso e unirsi soprattutto per quanto riguarda la creatività e il desiderio di lasciarsi ispirare a vicenda, camminare un po' insieme, condividere le proprie domande, motivare, risanare, discernere in profondità, camminare verso la ricerca del bello e del bene. Ovviamente è uno strumento, non è una risposta questo social, la risposta la si trova nel camminare appunto insieme, però ecco, la sentivo particolarmente vicina, insomma, ecco. Infatti è azzeccatissima, poi chi ha modo insomma di navigare, di cercare Pane Fresco, spulciare tutte le varie sezioni, sicuramente si ritroverà d'accordo anche con noi, oltre che con te. Emanuele, poi c'è una particolarità di cui oggi vogliamo solo accennare, magari la prossima volta spendiamo più tempo anche per questo. C'è un artista, un certo Roberto, alias Robby Hood, mi sbaglio? Sì, esattamente. Lo potete trovare andando su Pane Fresco, come vi sto mostrando adesso a video. Cercate Roberto, vengono fuori tutti gli utenti registrati a nome Roberto, e in pratica è veramente un artista che ho avuto il piacere di conoscere ad Ancona qualche settimana fa. Lavora con LDC, però insomma è un talento veramente eccezionale, perché fa delle vignette veramente molto simpatiche. Sì. Ecco, qui ne vedete una a video sulla chiusura proprio dell'anno della misericordia. Sì. Ed è veramente molto molto simpatico, perché veramente riesce ad andare al centro del Vangelo e raccontare con delle vignette che, ecco, strappano sempre un sorriso. Sono bellissime queste vignette, poi insomma si arriva molto meglio, forse molto prima, con delle semplici figure, immagini, al messaggio centrale, anche in una catechesi giustamente. Poi insomma avrete modo di vederle, di vederne tante di vignette, e sono davvero particolari, molto molto carine, quindi fai anche da parte nostra i complimenti a Roberto. Senz'altro, grazie. Vogliamo lasciarci così, Emanuele, per oggi? Visto che è il nostro primo incontro? Sì, io ecco, invito veramente ad iscriversi, perché l'account è gratuito e l'iscrizione, ecco, deve avere una motivazione di fondo, cioè quella di non camminare in modo frammentato, ma di mettere in condivisione, di raccontarsi. Quindi ognuno può avere, ecco, un suo account, come lo ha su Facebook, però su Facebook, ecco, si parla un po' con tutti, qua invece è un luogo privilegiato in qualche modo, dedicato più che privilegiato,
dedicato proprio a un cammino, a una condivisione pastorale e spirituale in genere. Emanuele, un'ultima domanda, una curiosità, forse però l'hai anche già detto, ma mi sarà sfuggita. Possono ovviamente iscriversi anche i singoli, voglio dire, gli insegnanti di religione? Sì, esattamente, l'iscrizione è individuale, si può creare un percorso Perfetto. pastorale con parrocchie, magari che hanno necessità anche di presentarsi un po' sul web, però l'iscrizione proprio social è individuale ed è anche bello che uno quando si iscrive si compila il proprio profilo dicendo da che diocesi viene e dicendo anche ecco, il suo ruolo nella comunità, quindi se è un insegnante, se è un catechista, se è un animatore, Benissimo. ce ne sono diversi insomma di ruoli. Benissimo, grazie. Allora, insomma, lanciamo questo invito. Speriamo poi la prossima volta in cui ci incontreremo di dare anche un numero maggiore, anche di iscritti, ecco, la daremo come notizia. Perfetto. E non perdetevelo, blog, pane fresco, testimonianze, recensioni, approfondimenti, forse anche curiosità legate sempre alla fede, ovviamente anche queste belle vignette che vi consigliamo di andare a guardare perché potrebbero essere lo spunto anche per una catechesi. Grazie a te Emanuele, alla prossima. Grazie a te, ciao a Ciao. tutti. Bene, termina qui il nostro fuoritempo dedicato alla vita. Noi vogliamo darvi appuntamento per la prossima puntata, sperando Oh, insomma Anna che Maria, vi sia piaciuta. ma questa non è la cucina qua, Che Anna Maria. ci fai qua? Ma tu ci stai facendo? Io sto conducendo fuori tempo vita. Tu che fai qua? No, ma che questa è la cucina, la porta a due a destra. Mannaggia, mannaggia. Dai, Mimmo, siediti. Allora, abbiamo avuto Mannaggia, mannaggia. un'irruzione nel nostro programma e quindi ne Sì, ma mo approfittiamo. c'è il sugo sulla che sta Infatti, ma bruciando. che ci fai qua vestito così? Mamma mia, vai dai, che cincia, non so, c'è una merda. Allora, Mimmo, sono aperto. Dimmi, Anna Maria. Dimmi tu. Sì, dai, sono una barzelletta, vuoi che dico qualche. Dai, dai, va, facci sorridere oggi. Tu Così la sai quella concludiamo in che. bellezza. Il ritorno del Papa in viaggio che va a Roma. A No. un certo punto il Papa sta con il suo autista che sta andando a Roma, sta andando. Mentre sta andando a Roma, stava lui in macchina con l'autista, dice all'autista: fermati un attimo, che devo andare un attimo in bagno. E si fermano. Il Papa va in bagno, fa i servizi suoi, tutto bello, tranquillo. A un certo punto, come ritorna vicino alla macchina, vede l'autista tutto stanco. Dice, Juan, ci sta facendo tutto stanco? Dice, santità, sto che stanco, e tu mi porti in giro, mi porti mo a Roma, mo a Milano, mo in Cambogia. E come hai fatto? Sto che stanco, già faccio più. E dice il Papa, dice, non ti preoccupare, mettiti dietro tu, mo guido io fino a Roma, stanno andando 30 km so. E partono, mentre stanno partendo, posto di blocco dei carabinieri. Come arrivo posto di blocco dei carabinieri? Il maresciallo dice, ferma quella macchina, ferma. Si avvicina la puntata vicino alla macchina, come abbassa i finestri, vede il Papa. Dice, no, 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 prego, prego, vada, vada, vada. E se ne va la macchina del Papa. A un certo punto arriva il maresciallo, appunto, ma perché l'hai mandato via quello? Non so se ci stava la macchina. E chi stava? Chi stava? Ma magari riusciamo a ci stava la macchina. Ma chi stava? Il sindaco? No, di più. E ci stava il Presidente della Repubblica? Di più. E ci stava il Presidente del Consiglio? Di più. Ma mo ci stava la macchina? Ci stava Obama? Di più. Ma scusa, mo ci stava? Maresciallo? A guidare se vuoi papà, dritto, non usarci su questo. E concludiamo sorridendo. Grazie Mimmo. Mimmo Soloperto, che abbiamo conosciuto in Mestieri e Pensieri, Sì. perché cuoco, simpaticissimo. Mimmo, basta irruzioni, devi andare in cucina la prossima Va volta. bene, ti ringrazio. Scusatemi, la prossima volta. Va bene, grazie, grazie a voi per averci seguito.